Welcome to Miro TV! Ragazzi, sono qui a casa di Peosi perché ho appena finito di montare il video di pronostici di SummerSlam che è durato una cifra, ma ragazzuoli, quello l'abbiamo fatto in due e quindi si spera che questo durerà di meno perché davvero è durato circa 38 minuti se non mi sbaglio. Questo durerà molto di meno anche perché ci sono davvero molti meno match, 5 match comunque tutti quanti bellissimi, molto 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 importanti. Iniziamo da EC3 contro Velvet Dream. Dai ragazzuoli, partiamo subito con uno dei match meno attesi forse della serata, clamorosamente, soprattutto se si va a pensare ad Adam Cole contro Ricochet, oppure si va a pensare alla possibile sfida fantastica, almeno quantomeno io me l'aspetto fantastica, le Mustache Mountain nella Dispute Era composta sempre da Kyle e Roderick Strong, i campioni di coppia chiamati a difendere il loro titolo. Ma ci arriviamoci piano a quello, torniamo da dove ho voluto iniziare, ovvero EC3 contro Velvet in Dream. Ragazzuoli, non me ne vogliono i fan di EC3 e neanche quelle di Velvet Dream, ma io aspetto molto di più Adam Cole contro Ricochet perché tecnicamente questi due atleti secondo me sono superiori sia a EC3 sia a Velvet Dream. Io penso che siano più o meno sulla stessa lunghezza d'onda EC3 e Velvet Dream sul Vesuring. Io almeno li sto inquadrando così, soprattutto in base a quanto sto vedendo negli ultimi match. Perché, ok, EC3 non ha fatto chissà quale prestazioni importanti, neanche contro Johnny Gargano non mi viene da dire abbia fatto chissà quale contesa, però secondo me EC3 può dare qualcosina di più, ma bisogna dargli anche un pochino più di minutaggio perché ok fare buonissimi promo sia con Velvet Dream sia anche con quell'altro che adesso non ricordo, però ragazzuoli EC3 secondo me può essere uno dei personaggi più importanti per lo show giallo, soprattutto per il 2019, laddove magari si perderanno wrestler importanti come Aleister Black, dove si potrebbero perdere anche Adam Cole, magari verrà buttato nel main roster dopo WrestleMania, quindi potrebbe essere il 2019 l'anno molto molto importante per EC3 e deve però iniziare a farsi l'osso da qui, da questa contesa contro un Velvet Dream che secondo me a dirvi la verità perderà questa contesa per poi essere lanciato nel main roster, perché se no rischia davvero di fare la muffa in questo show. E come detto nel mio ultimo commento di NXT, ragazzuoli, sì, sto contento che vada nel main roster, ma allo stesso tempo c'ho una paura cane perché un personaggio come Velvet Dream, un personaggio eccezionale veramente, come piace dire a me, un personaggio che ha un carisma incredibile, che sa esaltare le sue sconfitte, che ti sa tirar fuori promo che manco lui secondo me. Se si ricorda, diceva so io quello. Ho fatto tanta roba. Sì, ragazzi, per me Velvet Dream al microfono è davvero un asso che uno show deve assolutamente avere. Io ce lo vedrei benissimo a SmackDown. Ce lo vedrei benissimo a fare storyline importantissime a SmackDown. Però c'ho paura. Comunque, tornando sull'esito finale della contesa, visto che devo dare un mio pronostico, penso che Velvet Dream perderà contro EC3. Un Velvet Dream che mi sembra abbia battuto solo Cassius Ohno in un pay per view di NXT. Ora non mi vorrei sbagliare, ragazzi. La memoria a volte mi inganna, ma se penso agli ultimi 3-4 suoi impegni con quello di Ricochet ha perso, poi se non mi sbaglio tra l'altro ha combattuto in un match dove c'era davvero tanta gente come Adam Cole, lo stesso EC3, lo stesso Ricochet, e là ha perso la sfida per declarare il nuovo North American Champion, titolo che poi ha vinto come tutti noi sappiamo Adam Cole, e quindi questi sono già due match che non vince in un pay per view. Poi se non mi sbaglio ha perso anche contro Aleister Black, ora non mi ricordo se prima o dopo la sfida con Ohno che invece ha vinto. Però ragazzuoli è un personaggio che perde davvero tanto, ma allo stesso tempo non ne risente, un heel che non risente delle sconfitte e si sa far odiare ed amare allo stesso tempo, che riesce ad avere un riscontro con il WWE Universe, con il pubblico, per me va assolutamente elogiato, e Velvet Dream continuerò a elogiarlo anche se rimarrà nello show giallo, anzi lo esalterò ancora di più perché sarei più contento, però allo stesso tempo riconosco che un atleta non vede l'ora di zompare nel main roster, non vedo l'ora di andare a SmackDown a Raw. Quindi ragazzuoli, vediamo un po' come gestirà tutto la WWE, come gestirà tutto, spero Triple H, e passiamo al secondo match, Mustache Mountain contro Roderick Strong e il buonissimo Kyle, ovvero i due componenti di Undisputed Era, tra l'altro tornati campioni poche settimane fa. E ragazzuoli, su questo match io mi aspetto davvero tanto, mi aspetto una delle prestazioni migliori della serata, se non la migliore, perché poi sulla carta Adam Cole contro Ricochet può tranquillamente essere la contesa migliore della serata, quel match che ti fa dire wow, questi due sono fenomeni sul ring, si completano, guarda che match che te stanno a tirare fuori, guarda quante emozioni ti stanno a far vivere, c'ho la pelle, loro te lo possono far dire, c'ho la pelle d'oca. Ma la stessa cosa penso anche Mustache Mountain contro Roderick Strong e Kyle, è perché quella sensazione io l'ho provata nell'ultima loro sfida, ma anche nella penultima, nella loro prima, ragazzuoli. Per me sono due team straordinari, ragazzuoli, io ci penserei due volte prima di portarli nel
main roster, perché visto quello che stanno costruendo a Raw, poi verranno draftati a Raw, poracci, io mi metterò a piangere per loro. Però in NXT hanno trovato una realtà incredibile, riescono a tirar fuori match che difficilmente si vedono nel main roster, perché ok, The Bar contro Usos, ok, The Bar contro New Day, ma questi due team sono fatti di tutta altra pasta, e in una piccola realtà come NXT hanno tirato fuori una cosa da grande realtà. Penso che pochi team ci riuscirebbero. Loro hanno fatto un lavoro sensazionale in questa contesa, dovendo dare pure qua dei pronostici. Mi vado a schierare con l'Undisputed Era, perché ragazzi, non penso sia arrivato ancora il momento di togliergli una volta per tutto quei titoli, anche se i Mustache Mountain con questa sconfitta magari potrebbero un po' risentirne, perché poi che cazzo la fai con loro? Li togli per far avanzare i White Rider? Sì, ok, buonissima idea, però io ci tengo a Mustache Mountain, io ci tengo soprattutto a Tyler Bate, e se proprio questi due, Tyler Bate e Trent Seven, dovessero perdere sta sconfitta sonoramente, vorrei il turn di Trent Seven, ragazzi, vorrei il suo turnil, assolutamente proprio, una bella rivedere a Tyler Bate contro Trent Seven, sarebbe davvero una roba pazzesca per NXT, ne gioverebbe tantissimo, come l'ha giocato per Ciampa contro Gargano, magari però la strutturerei un po' diversamente, con magari Trent Seven che non ha più quell'infortunio al ginocchio, sta cosa che si porta ormai da secoli praticamente, e magari lo fa notare solo dopo il match, e quindi sarebbe davvero tantissima roba. Se va a finire così, ragazzuoli, NXT mi prende il doppio, il triplo di quanto già mi prende, quindi figuriamoci che cazzo non ne può uscire fuori. Diamo quindi la vittoria a Roderick Strong e Kai, che non rubano niente, ragazzuoli, anche loro sono due wrestler fantastici. Roderick Strong dopo il turnillo continua a dire che sta vivendo una seconda giovinezza, che poi non è vecchio, sì, però secondo me da face stava rendendo davvero molto poco. Da Hill in compagnia di Kyle, Adam Cole, anche nei segmenti con Bobby Fish, si è evoluto, sì, come un po' si è evoluto, ragazzi, è davvero tanta roba, quindi vincono loro e è giusto così, non rubano niente. Possiamo andare al terzo match della serata, Shayna Baszler contro Kairi Sane, ricordiamo il parziale 1-1, sì, queste due womans stanno 1-1, ragazzi, che vuol dire questo? Chi vince sta contesa si porta 2-1 sulla altra, e probabilmente la chiude qui, perché secondo me chi delle due ragazze va a perdere questa contesa viene draftato nel main roster, viene draftato nel main roster. Nel video di SummerSlam ho detto qualcosa di molto interessante, se non l'avete visto, ragazzoli, tanto lo troverete sicuramente nelle schede. Shayna Baszler in caso di sconfitta potrebbe tranquillamente passare nel main roster, perché nel suo NXT l'ha fatto, non penso possa fare di più, abbiamo capito che personaggio è, e ora l'evoluzione finale è quella di portarla nel roster e vedere come si può mettere in gioco con womans completamente diverse da quelle che offre NXT. Stessa cosa di Kairi Sane, secondo me possiamo fare lo stesso identico discorso per la giapponese, che se andasse a perdere sta contesa dubito che le venga poi data già una prossima chance, magari proprio Evolution, dove dovrebbe esserci in palio il titolo di NXT, delle womans di NXT. Quindi dobbiamo stare con gli occhi così, perché chi perde sta contesa è assurdo, perché di solito si guarda sempre la vincitrice, no? Chi vince prende il titolo, quindi cazzolone è più importante. No, secondo me qua chi perde passa nel main roster, che sia Kairi Sane che sia Shayna Baszler, il risultato conta davvero tanto. I complimenti alla campionessa andrebbero sempre fatti, assolutamente, chi vince la contesa, magari riescono a fare anche una grandissima contesa, anche se con Shayna, ragazzi, continuo a dire, è difficile vedere grandissimi match, visto l'interpretazione che dà lei alla contesa, lo storytelling che ci sono all'interno dei suoi match, secondo me sono pochi convincenti. Però dobbiamo comunque fare i complimenti all'eventuale campionessa e poi sperare che ci sia questo draft o a Raw a SmackDown. Io tipo Kairi Sane la vedrei molto meglio a SmackDown, mentre Shayna Baszler la vedrei molto meglio a Raw. Ditemi la vostra nei commenti, ditemi se anche voi vi siete fatti la stessa idea che mi sono fatto io, e ora possiamo passare tranquillamente al quarto match della serata, Adam Cole contro Ricochet. Sì, vorrei mettere questo come main event, però ragazzuoli, Ciampa, Gargano, Last Man Standing, titolo massimo in palio, la storyline che ci sta dietro di questi, andiamoci piano e parliamo di Adam Cole contro Ricochet, che a livello di storyline non è sicuramente la manfrina che ci hanno raccontato in questi mesi Ciampa e Gargano, però hanno creato secondo me una storyline molto buona, che ci ha dato il giusto hype per questa contesa straordinaria. Due wrestler che a me fanno davvero impazzire sul ring, anche a livello di promo mi sento di dire che sono fantastici. Ricochet forse è un personaggio un po' troppo sempliciotto per qualcuno, ma a me piace tantissimo, è secondo me il giusto
questo face da rifare anche per le sue doti sul ring, questo stile hack flyer, questo essere completo, perché non è solo un hack flyer, ti sa anche usare la forza quando è necessario. Dall'altra parte abbiamo Adam Cole, che è un, secondo me invece, un wrestler completissimo a livello di promo. Poi che ve lo dico a fare, con Undisputed Era secondo me quello che spicca sempre di più è lui, che poi tra l'altro è anche il leader. Però non penso che Adam Cole possa essere già pronto nel main roster, ergo non può perdere la cintura Nord America. E anche se giustamente qualcuno mi farà notare, prima che Adam Cole passerà nel main roster andrà a vincere il NXT Championship, assolutamente lui sarà NXT Champion, sarà un grandissimo campione di NXT. Appena perderà quel titolo, ragazzuoli, ci posso mettere la mano sul fuoco, verrà draftato tranquillamente nel main roster e io spererò. Però rimanendo su questa contesa, vi dobbiamo dare un esito, dobbiamo dare un nostro vincitore, devo darlo io, e quindi mi schiero dalla parte clamorosamente, forse perché qualcuno che mi conosce sa quanto io stia stimando ultimamente Ricochet, ma do come vincitore proprio lui, Adam Cole. Adam Cole secondo me riuscirà ad avere la meglio su Ricochet, e tra l'altro viene da un'ottima vittoria contro Velvet Dream all'ultimo pay-per-view, quindi può permettersi di perdere, può permettersi di perdere perché poi è un face, quindi la sconfitta non sarebbe poi così clamorosa. Come d'altro canto però non sarei così sorpreso se la WWE ha già pensato di dargli un titolo a quel genio che è Ricochet, perché secondo me lui può essere uno alla Finn Balor al main roster, non il Finn Balor adesso, il Finn Balor che avevano piani, quello che hanno mandato nel main roster a Raw, quello a cui è stato assegnato l'Universal Championship praticamente subito, poi purtroppo l'infortunio quindi spero non importare scarogna Ricochet con tutto sto ragionamento, ma secondo me potrebbe fare lo stesso cammino che avevano preventicato per Finn Balor, perché Ricochet è un atleta che ti sa intrattenere, ti fa guardare tutta la contesa e dice questo quanto cazzarola è bravo, come Finn Balor. Me, giustamente ragazzi, Finn Balor mi ha sempre dato questa impressione, io ho sempre detto durante i match di Finn quanto cazzarola è bravo, sia prima dell'infortunio sia dopo l'infortunio. Ma ragazzi, Ricochet se vince il North American Championship non ruba niente a nessuno, se lo merita per le doti che ha, se lo merita anche per quello che ha dimostrato, perché secondo me ha dimostrato già tanto, a differenza di AJ, secondo me lui ha dimostrato già tanto e già può essere un valido campione a NXT. Ok, però che deve affrontare Adam Cole, non un wrestler qualunque, non un wrestler qualunque, quindi proprio per questo io non vedo l'ora di vedere sta contesa, non vedo l'ora di vedere cosa combineranno Adam Cole e Ricochet. Dagli è tutta, ragazzuoli, mi raccomando. Siamo giunti a Ciampa contro Gargano, Last Man Standing, ma come cazzo non la vi pare, in palio ci sta il NXT Championship, attualmente detenuto da Tommaso Ciampa, e a differenza di prima, ragazzuoli, il risultato ve lo do subito. Per me quest'ultimo rimarrà campione di NXT a fine di questo pay-per-view. Non vi ho mai nascosto quanto io stia ammirando ultimamente Ciampa. Per me è uno dei migliori, se non il miglior heel attualmente che ha la WWE. Purtroppo non penso che verrà mandato presto nel main roster, perché a quel punto dovrebbero mandare anche Johnny Gargano. E poi cazzarola, uno è campione, l'altro è attualmente il number one contender. Secondo me questi due verranno buttati nel main roster insieme, giustamente o meno. Penso che sia la miglior cosa da fare sia per Johnny Gargano sia per Tommaso. E parlando di questa contesa, la Smash Standing, non so cosa aspettarmi. Cioè, in verità lo so, sarà un match cruento, un match violento. Ancora una volta questi due non si risparmieranno davvero niente, ed è giusto che sia così. La storyline ha parlato abbastanza chiaro, i due sono 1-1. I due sono 1-1, ragazzuoli. E questo 1-1, come ci insegna anche Kairi Sane contro Shayna Baszler, è importantissimo, perché chi vince sta contesa è teoricamente il migliore dei due. È il migliore dei due. E per me Tommaso Ciampa attualmente è migliore di Johnny Wrestling, di Johnny Gargano. E poi una sconfitta non possa minimamente aiutare Johnny Gargano, è vero, ci sto. Ma Tommaso Ciampa, ragazzuoli, riveste attualmente un ruolo NXT fondamentale. Lo show può tranquillamente girare attorno a lui, attorno ad Ancore, ma anche attorno a Ricochet. Quindi è giusto che per me vinca Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa per me è migliore di Johnny Gargano, è uscito meglio da questa incredibile storyline. Ora adesso i fan di Gargano dicono ma che stai dicendo, che è più bravo sul ring. Sì, probabilmente sarà anche così, ma io vi invito a guardare tutto il personaggio, ragazzi. Vi invito a guardare tutta l'interpretazione che c'è dietro, oltre le doti sul ring. Per me non c'è tutta sta distanza, ma la distanza che c'è è cruciale ed è giusto che venga premiata così, con la vittoria di Tommaso Ciampa. Una vittoria che gli darebbe il 2-1 su Johnny Wrestling. E ragazzi, ora la parola passa a voi, mi raccomando, lasciate i vostri pronostici qui sotto nei commenti e poi spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto. Da me è tutto, to suite.